la signora Teresa. Teresa è qui per parlarci, insomma, della lei, perché è opportuno presentarsi e parlare anche della comunicazione energetica. Sì, allora, dottore, non sono un medico, chiariamolo, altrimenti l'informazione sarebbe errata. Io mi occupo di... Lei si è rivolta verso al suo centro per risolvere quale problema, Teresa? Problemi della schiena. C'era già stato mio marito l'estate scorsa per problemi al piede, che in giro di 2 sedute si sono sistemati. All'opera, in allora, pratica. Allora, io, esatto, però ci tengo a far capire, e la pregherei di dirla anche lei, non siamo d'accordo perché... Assolutamente. Cosa facciamo? Ora io vorrei far vedere... Cioè, nel suo studio invece la paziente viene messa sul lettino? Non sempre, anche in piedi, ora okay. Anche in piedi, anzi, proprio per far capire. E se, una cosa ci teneva a sottolineare, quando vengono le persone, se vengono accompagnate, io faccio entrare anche l'accompagnatore, sì, in modo tale che poi la persona che si sottopone alla seduta possa avere un dialogo e un riscontro con chi è là che osserva, io li chiamo gli osservatori, sì, no? In modo tale da avere un punto di riferimento, perché altrimenti non si capisce che cosa succede. Ok, quindi adesso allora, Teresa sta bene? Sì, sta bene. Però a me riesce comunque di interagire ancora, visto che ormai il contatto ce l'ho con questo corpo energetico, e faccio vedere quello che è possibile fare, e a questo che non è un gioco, ci tengo a precisare, non è magia, prestigio, che... serve ad apportare sempre migliorie. Quindi. Ok, quanto tempo ci vuole per poco? Io dico niente. Mm-hmm. Può spiegare esattamente che cosa sta facendo? Vedo la signora Teresa che si muove. Esatto, io sto solo, in questo momento, sono collegato col suo corpo energetico e tende a perdere l'equilibrio, perché il corpo energetico tende... cerca di venire da me. E la signora ha gli occhi chiusi, non ci sono specchi, non c'è niente, quindi esatto, non può vedere che cosa sta facendo alle sue spalle. E come si fa? Perché guardi. Cioè, per cui, questo è quello che succede. Lei che cosa sta sentendo adesso? Io sento il suo corpo energetico e ce l'ho in mano. E invece la signora Teresa? Un rilassamento, e mi sento proprio il corpo che come l'energia che mi si sposta. Il corpo in questo momento è suo, si abbandona. La mente è cosciente, attenzione, non è che la mente è assente, ipnotizzata, no, la mente è cosciente, solo che va, non so come spiegarlo, in dimensioni diverse, ragioniamo così. Abbandona il corpo, perché il corpo lei non lo controlla più. Cioè, non chiude davvero, gli occhi. Davvero interessante. Vediamo un'altra prova. E così anche. Sì. No. Ecco, Teresa non è l'unica che ha provato la pranoterapia, so che ha preparato anche un servizio, un'intervista con altre persone che si sono sottoposte a sedute. Ascoltiamo che cosa ci hanno raccontato. Sono già stata nel suo studio. Certo, il beneficio. Esatto. E lei da benefici non solo alle persone ma anche agli animali. Sì, che li adoro. Un'opzione, no? È un luogo. Mi permetto di dire, siccome lei si accalora molto, sì, che lei... i miei italiani morire sotto la neve, scusate, ma qualche cosa lo voglio fare anche per la mia. E quindi che cosa si può fare loro in questa giornata? Questa giornata, a parte che faremo dei buonissimi, insomma, più altri pazienti che vorranno raccontare quello che è stato l'esperienza con noi, e poi potremo svuotare. Sente molto parlare delle lenti multifocali, però ci sono pareri discordanti. Alcuni si trovano bene, altri male. Ti chiedo perché la causa di questi pareri discordanti. Della gradazione della lente, ma andare a vedere, a valutare, eventualmente sentendo se abbiamo un radare, è come dire automobile. Ho semplicemente descritto, nel caso dell'automobile, un veicolo, sì, ma non ho detto la Il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato. Io ti ringrazio, ti invito...